sportivi appassionati di ciclismo, naturalmente da Marco Antonio Baldis, eh, rigorosamente in diretta il nostro appuntamento di giovedì qui dagli studi di Teleclusone con eh, gli ospiti e questo eh, giro della Valle Seriana, la quarta edizione del Giro della Valle Seriana Gran Premio Air Clima. Andiamo subito sul totale perché stasera sono veramente tanti eh, gli ospiti che sono qui presenti con noi. Abbiamo da sinistra eh, Luigi Bergamelli, responsabile della Valle Seriana Albino, eh, corsa che eh, è stata domenica la seconda tappa per quanto riguardava proprio eh, questa, questo challenge, seconda tappa Osio Sotto eh, con Legallo e con lui naturalmente parleremo di questa corsa. Abbiamo il presidente della Scuola Ciclismo Cene, Beppe Maffei, che questa sera è venuto per parlare. E lo tireremo in ballo anche dal punto di vista tecnico perché lui è stato anche azzurro, Beppi. Dobbiamo dirlo, azzurro di ciclismo. E comunque è un grandissimo uomo di ciclismo e ne sa una più del diavolo. E con lui parleremo un po' di questa parte tecnica. Perché? Perché il giro da Valle Seriana sta acquisendo sempre più. Eh, diciamo eh, difficoltà, chiamiamola così: di interpretazione, una corsa eh, alla quale veramente eh, stanno ambendo veramente tutti, tutti perché arrivano dal Piemonte, arrivano dalla Brianza, domenica. Una grandissima battaglia, un grandissimo tatticismo, ma ne parleremo con Beppe Maffaes di questo. Abbiamo eh, due ospiti, due nostri amici, che sono amici della scuola Ciclismo Cene. Danno una mano eh, per quanto riguarda anche eh, il contributo economico, perché non dobbiamo dimenticarci che le società stanno in piedi, grazie anche a questi signori. Sono due carissimi amici che questa sera sono venuti con noi. Sono un po'. Eh, Preoccupati di questa eh, nostra diretta, ma mh, li, li salveremo togliendogli le castagne dal fuoco. Abbiamo eh, Claudio Pesenti e Stefano Gotti, che eh, sono i responsabili della eh, BG Carrelli. Tra l'altro, BG Carrelli che sarà eh, lo sponsor, eh, dobbiamo dire questo, Beppe, della eh, terza tappa che si correrà martedì, la cronoscalata. Cene Altino, ma parleremo naturalmente di questo anche con i tre corridori che abbiamo questa sera con noi che si sono resi protagonisti, in, nel bene e nel male, della gara eh, di domenica, della seconda tappa di questo piccolo giro della Valle Seriana. Con noi c'è Bergamelli, Luca, eh, Davide Persico e Alex Giacomelli, i tre atleti della Valle Seriana Albino che domenica eh, hanno comunque dato un bello spettacolo. Sono in classifica, classifica naturalmente del primo anno, maglia dei giovani per loro, ma eh, con loro avremo modo anche di parlare. Partiamo subito coinvolgendo un po' eh, Bergamelli, d'altronde organizzava la Valle Seriana Albino, Bergamelli questa corsa Osio sotto con Legallo mi sembra sia stata una corsa molto importante dal punto di vista tecnico, ma soprattutto anche per la classifica. Sì, perché siamo già alla seconda prova, perché poi la terza, la terza prova è a cronometro, perciò ognuno corre da solo, questa era una corsa in linea innanzitutto, e c'erano anche i giochi si può dire, di squadra, tatticismo, e si giocava c'è in palio anche la maglia di leader che i eh, corridori ambiscono parecchio una maglia di leader io sto andando intanto a pescare devo mettermi gli occhiali perché eh, di sera quando incomincio ad essere un po' stanco forse anche l'età eh, devo leggere eh, con, eh, con gli occhiali. Dunque, per quanto riguarda la maglia azzurra, gran premio al clima, cioè la maglia di leader della classifica generale di questa quarta edizione del eh, piccolo giro, giro della Valle Seriana, eh, troviamo eh, Federico Burchio in maglia eh, di leader. Al secondo posto eh, Marco Molteni della Costa Masnaga e poi eh, Giovanni Pedretti della Cremonese eh, 1981, ha perso. Eh, la leadership eh, Pedretti proprio a, a scapito di Burchio sarà contento Burchio che noi sappiamo che è in stream video, lo salutiamo e lo aspettiamo martedì la prenoscalata, dovrà fare vedere veramente eh, di che eh, pasta è fatto. E poi ne, le maglia di, 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 la maglia bianca, la maglia eh, del, del giovane che eh, veste il corridore che abbiamo visto domenica andare veramente molto bene ed è quello che ha vinto la gara odierna, la gara di domenica che tra qualche istante vedremo con il contributo delle nostre, con il contributo delle nostre immagini Edoardo Broggini della Brugherio Sportiva è lui che ha preso in mano un po' la leadership di questa maglia bianca a scapito di Sergei Rostocev della tua Valle Seriana, no Bergamelli? Sì. Domenica Rosso eh, sì, ha, ha, ha pagato un po' poi lui è un velocista, è un velocista e si sapeva. Adesso la maglia, bianca, però abbiamo sempre un secondo, un terzo posto con Alan Giacomelli e Bonandrini, che sono buone speranze perché in salita si difendono abbastanza bene, anzi, attaccheranno. Beh, e sono penso... al secondo, al terzo posto di questa speciale classifica, la maglia dei leader eh, della classifica dei giovani, primo anno, non dimentichiamocelo, eh. E poi in cronoscalate si sono già messi in evidenza, perciò sarà dura per, per, il, per quello che la detiene adesso tenerla. Sarà tutto insomma un, uno spettacolo quello che eh, andremo a vivere martedì, ma parliamo di quello che è stato domenica scorsa. Ma prima di parlarne eh, di questa gara e prima di vedere soprattutto il contributo delle immagini, eh, voglio coinvolgere eh, Pesenti e Gotti. Chi parla per il primo di voi due? Chi rompe il ghiaccio di voi due? Beh, senti, <ride> Mi date un po'... Beh, senti, dimmi una cosa, come siete riusciti a farvi coinvolgere dalla scuola ciclismo Cene, voi che eh, lavorate nel campo dei carrelli elevatori? Ma tramite amici che collaboriamo eh, abbiamo trovato il sistema di, 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 di aiutare, aiutare, diciamo, poco, poco, poco e più, perché poco e poco roba, però gente che si sta... Si sta eh, diciamo facendo in quattro per, per far correre dei ragazzi ed è una bella cosa, veramente una bella cosa perché a tenere impegnati i ragazzi, a tenerli eh, diciamo eh, coinvolti in uno sport che, che è il ciclismo è una cosa stupenda, è stupenda perché eh, questi, cani, questi ragazzi devono essere tenuti impegnati impegnati e tenuti su una retta strada e il ciclismo penso che sia proprio questa strada che, 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 che li aiuta e che li fa crescere. Stefano, eh, l'insegnamento dello sport è scuola di vita e scuola di lavoro, voi che avete anche un'azienda potete dirlo forte. Sicuramente, eh, come nel lavoro vanno fatti i sacrifici, nel, nel ciclismo altrettanto, noi come, una, come azienda ci teniamo a, ad aiutare la società Cene nell'aiutare i ragazzi e contribuire a qualcuno, come, come ha detto Presenti, quel poco che riusciamo a fare anche noi nel limite aiutare i ragazzi. Insomma, il poco è sempre tanto comunque perché è un piccolo contributo ad una società eh, con tanti amici che gravitano intorno, alla fine si riesce un po' a far barcamenare quello che è il bilancio. Voi che avete un'azienda sapete qualcosa cosa vuol dire il bilancio. Purtroppo, soprattutto in questi momenti di, di, di non così fiorente lavoro. Beh, sicuramente, dai, eh, speriamo che, siccome la squadra di Ciclismo è stata campione d'Italia, Beppe nel 1997, 1900... campione italiana giovanissimi, eh, possiamo dire e possono dire. Campione italiana anche junior, quello non volevo dirlo dopo, però, volevo dire: campione italiana giovanissimi, hanno lo scudetto di campione italiano cucito eh, sul petto, indelebile, questo vuol dire. Eh, eh, Forse Avete vinto anche tre volte il meeting nazionale, no, volevo dire a questi due signori che eh, hanno diciamo, eh, giocato, giocato e scelto un qualcosa di molto importante, insomma loro portano in giro il nome di Cene ma non soltanto di tutti i ragazzini che fanno parte di questa scuola ciclismo eh, e mi sembra che per voi sia un grosso orgoglio. Insomma. Benissimo, sono contenti e lo siamo anche noi sicuramente. E lo sarete anche voi perché adesso, se la regia ha pronto il contributo filmato per quanto riguarda questa prima eh, diciamo, parte di trasmissione, la seconda tappa, vi ricordo, si correva eh, il eh, trofeo, settimo piccolo giro della Valle Seriana. Anche qui, settimana scorsa, abbiamo spiegato un po' il, la differenza tra quarto e. Eh, giro della Valle Seriana, corsa a tappe challenge in quattro prove mentre eh, la Valle Seriana Albino la SD Valle Seriana Albino eh, metteva in strada il settimo eh, piccolo giro della Valle Seriana contributo filmato, tra qualche istante può partire, io intanto saluto i nostri due ospiti perché eh, soprattutto saluto la signora Laura che sicuramente questa sera è lì eh, a controllare quello che suo marito questa sera eh, ha detto si è preoccupato, era tutto sudato Abbiamo pensato noi ad asciugargli il sudore, insomma, <ride> è un problema che magari succede quando si va in diretta e ringraziamo, soprattutto per il contributo che date alla Scuola Ciclismo Cene e al contributo soprattutto che date al ciclismo, perché noi che facciamo sport e ciclismo abbiamo... non abbiamo vergogna a dirlo, Beppe, correggimi se sbaglio, bisogno di persone come loro. Speriamo di trovarne ancora. Speriamo di trovarne ancora, sì. ma sicuramente sì. ne troviamo ancora. Sì. Sì, no. bene. Sì. Dai. Ecco, ringraziamo Claudio Pesenti e ringraziamo Stefano Gotti per la loro presenza qui eh, con noi. Noi abbiamo pronto il contributo dell'Osio eh, Sotto con Legallo, andiamo a vederlo. Bentrovati, amici sportivi e appassionati di ciclismo, naturalmente dalla voce di Marco Antonio Baldis. Oggi siamo alla seconda tappa di questa... Edizione la quarta del Giro della Valle Seriana Challenge su più prove che si disputa con la presenza di quattro società che sono la Gazzanighese, la Scuola Ciclismo Cene, la San Marco Vercova e la SD Valle Seriana Albino. Oggi è proprio la Valle Seriana Albino che dai là a questo settimo piccolo Giro della Valle Seriana gara in linea la categoria lievi naturalmente è interessata da questa challenge che sta avendo un grandissimo successo dal punto di vista tecnico e sportivo. Si corre questa corsa in linea da Osio Sotto, Piazza Giovanni XXIII, con il ritrovo, le operazioni preliminari di partenza e si va al di questa gara, al Colle Gallo, Santuario della Madonna dei Ciclisti. Il tutto avviene con un chilometraggio che è vicino ai 70 km. Intanto state vedendo le operazioni preliminari, ci sono più di 120 iscritti a questa gara, naturalmente ci sono le maglie di leader della speciale classifica e qui vediamo la maglia appunto del corridore che detiene la maglia di leader della speciale classifica, i tre leader con la maglia Air Clima, con la maglia Servizi Ambientali e la maglia Rosti sono i leader della classifica generale della classifica dei giovani e della classifica del gran premio della montagna naturalmente le operazioni preliminari sono terminate il sindaco di osio sotto dà il via a questa manifestazione si parte dunque da questa cittadina nella bassa bergamasca e si andrà dopo un percorso difficile anche dal punto di vista gestionale verso appunto le località di verdello ciserano spirano Urgnano, ghisalba si va in direzione di seriate poi verso eh, san paolo d'argon cenate sotto si farà la salita con il gran premio della montagna di scanza Sciate, via collina alta dopo esattamente 36 km di corsa poi si picchierà verso gavarno di nembro villa di serio eh, nembro semaforo e albino naturalmente il ponte verso eh, cene, intersezione con la strada che porta nella zona industriale e poi la salita conclusiva del collegallo. Tratto di trasferimento d'andatura turistica con eh, naturalmente i corridori che sono stati portati fuori dal centro abitato per permettere un'ottimale uscita da questa. Zona e permettere appunto un via regolare e neanche a farlo posta. Qui davanti il leader della classifica eh, generale che prende l'iniziativa davanti al gruppo, un bel vedere, vogliamo dire con Giovanni Pedretti, che eh, veste la maglia della CC Cremonese 1891, lui che ha vinto la cronometro. Di Colzate organizzata dalla San Marco di Vertova e veste la maglia di leader di questo speciale traguardo. Che è quello di essere il, il capo, il leader, proprio la parola giusta è quella della speciale classifica generale Gran Premio Air Clima. La maglia dei giovani è vestita da Sergei Rostocev, che è della Valle Seriana Albino, appunto, mentre la maglia del Gran Premio della Montagna è vestita da Burchio, corridore che arriva da eh, Torino e si è classificato in maniera ottimale nell'acronometro di Colzate. Avete visto che ci sono quattro uomini che attaccano da lontano, quattro uomini che prendono l'iniziativa eh, proprio nei primissimi chilometri, qui siamo in un passaggio nel centro abitato di eh, Seriate con il gruppo che ha un ritardo di 2 minuti e 20 secondi. Ma proprio all'intersezione della strada provinciale che porta in direzione di San Paolo d'Argon, succede un po' un eh, patatrac. La testa della corsa eh, sbaglia strada, si perdono eh, secondi preziosi e si perdono proprio eh, situazioni. Eh, difficili, viene deciso di fermare il gruppo alle spalle per permettere ai quattro atleti che erano eh, davanti e a tutta la carovana organizzativa di rientrare sul plotone. Queste sono proprio le immagini che eh, documentano la eh, decisione dei direttori di corsa e della giuria per eh, appunto far fermare il gruppo e permettere appunto il rientro di questi corridori. Vedete che ci sono. Un po' diversi corridori che ne approfittano per espletare alcune operazioni fisiologiche è normale, insomma. La tensione è molto alta e devo dire che proprio in questo tratto di strada eh, c'è forse anche la possibilità di eh, mettere piede a terra e di così eh, lo prendiamo anche un po' sul ridere. Ma è la verità, insomma. Eh, molti ci domandano come mai i corridori o come fanno i corridori per 3-4 ore. Eh, a rimanere in sella beh, eh, non sempre è facile insomma, riuscire a eh, gestire queste situazioni. Vedete qui che Mario Duccini cerca di. Eh, far controllare eh, tutte le operazioni c'è anche il giudice davanti che eh, tiene un po' fermo tutto il gruppo gruppo che naturalmente eh, ne approfitta per questa eh, situazione siamo proprio nella zona di atterraggio dell'aeroporto eh, di Orial Serie avete un aereo che eh, si appresta appunto ad atterraggio una zona molto bella una superstrada nuova costruita eh, da poco e eh, ci si consulta qui il presidente della Gazzanese Mauro Zinetti con Mario Duccini che sta, si sta agitando perché sta cercando di capire cosa sia successo un percorso molto ben segnalato con frecce e con tantissime motostafette ma a un certo punto eh, siccome ormai eh, è già diciamo, qualche minuto eh, che i corridori sono fermi si decide di farli ripartire Bene, eh, ripartono con il quartetto che eh, non riesce a rientrare nel, nei ranghi del gruppo l'intenzione era quella giustamente di fermare il gruppo Far rientrare i quattro e poi far ripartire con lo stesso vantaggio che avevano al momento dello sbaglio di percorso. Ma il regolamento parla chiaro: il corridore è tenuto a conoscere il percorso, per cui ci sarà poi al traguardo da discutere su questo. Si riparte, si riparte dunque quando siamo giunti al 27 chilometro di corsa un nuovo, una nuova partenza se vogliamo una nuova corsa perché viene azzerato proprio il vantaggio dei quattro eh, davanti non sono più in gara perché sono rimasti eh, praticamente hanno deciso praticamente di eh, non rientrare sul, sul plotore anche perché comunque il distacco e la distanza era troppo dal punto di vista tecnico non si riusciva a farli rientrare in sicurezza e allora si decide proprio di eh, ovviare in maniera diversa Gruppo che non sta molto attento perché si lascia scappare subito questi tre corridori, tre atleti eh, molto interessanti. Si tratta dell'atleta della Caravatese eh, Yuri Marsico con il dorsale 154, eh, con lui c'è il corridore della Brugheria Sportiva Edoardo Broggini numero 123 di gara. E il corridore alzata e Brianza uh, Daniele Cantoni, numero 17 di corsa. I tre prendono un vantaggio quando siamo all'altezza del centro abitato di San Paolo d'Argono di un minuto e quattro secondi. Gruppo che si disinteressa completamente in questo tratto di strada che collega la pianura all'inizio della salita, qui è la testa del gruppo. Vedete le maglie dei di Rostov, Sergei sulla sinistra SD D Valle Seriano Albino, poi c'è la maglia, avete visto del leader della classifica generale e eh, parliamo proprio dell'atleta della Cremonesi, della Cicci Cremonesi, eh, Pedretti e poi naturalmente tutti gli altri eh, che eh, sono e fanno parte di questo plotone. All'inizio in quei quattro atleti di testa eh, faceva parte anche lo vedete inquadrato eh, là in fondo che perde terreno l'atleta della eh, Carabatese che, che corre appunto eh, atleta mh, ve, eh, Varesino, Caravatese in Caravate e in provincia di Varese che perde eh, contatto, corridore che è rimasto così un po' tagliato fuori da questi, da questi giochi. Il numero 123 è Broggi, il numero 136 è il corridore che anche lui, poi, a sua volta, verrà così riassorbito dal gruppo numero 136 di gara per Alberto Vitali della San Giulianese. Eccolo qui che fa fatica a tenere eh, le ruote del protoncino dei 3. Tre, tre che attaccano la salita con un vantaggio di un primo e 54 secondi. Broggi rompe subito gli indugi lì davanti con eh, l'atleta della San Giulianese che fa fatica a tenere le ruote. C'è anche il corridore della Romanese alle spalle. Di questo gruppo ad inseguire vengono riassorbiti. Intanto guardate davanti come vanno via spediti. Cantoni fa l'andatura. Alzate Brianza alla sua ruota. Il corridore della Caravatese eh, Marsico Iuri e il gruppo. Il gruppo è staccato di un primo e 50 secondi, l'atleta della San Giulianese che sta perdendo terreno, ormai non riuscirà neanche più a rientrare, c'è anche il corridore della Romanese, questi sono corridori che sono usciti dal gruppo e stanno cercando di fare l'andatura. Questa è la testa del gruppo invece con il corridore della Valle Seriana Albino, si tratta di Castelli lì davanti, poi c'è il leader della classifica generale, non perde terreno anche se non è il suo terreno la salita. Lì davanti si sale, devo dire in maniera veloce anche perché sul GPM il gruppo lascerà un passivo di 48 secondi. Hanno ridotto decisamente il loro ritardo proprio in questi eh, 3 km, 800 metri di salita che separa Cenate sotto dal colle, dallo scollinamento del colle dei pasta. Vedete che l'andatura è molto elevata. Col 41, la bella inquadratura del leader con la maglia Airclima. clima. Eccolo qui il 101, atleta della eh, squadra di eh, Mario Duccini, Francesco Bonandrini, È lui che fa l'andatura sul eh, gruppo che compatto insegue il eh, duo di testa che sta per arrivare allo scollinamento. E allora andiamo a vedere lo scollinamento sul Gran Premio della Montagna dopo 36 km 200 metri di corsa, scollinamento che avviene... Eh, sul GPM dal versante di Cenate, sotto una salita pedalabile, lo vedete proprio dall'andatura che viene fatta alle spalle. E devo dire che il gruppo è salito veramente forte. Bolandrini ha fatto un'andatura eh, forsennata, ha recuperato quasi un minuto ai due attaccanti da davanti. Vedete che viene riassorbito eh, tutto il eh, resto dei, degli attaccanti, vengono piano piano riassorbiti. È sempre Bolandrini che fa l'andatura. Guardate il corridore della Valle Seriana, che grinta, che ci mette altro corridore che viene riassorbito. Avevano cercato di, in più riprese di andare via, ma eh, non ce n'era veramente per nessuno. Il gruppo sta facendo una grande velocità e soprattutto l'atleta della Valle Seriana Albino bisogna levare tanto di cappello per lui, ottima la sua prova come quella di tutta la sua squadra, ma andiamo a vedere il GPM, la volata del GPM, se la giudica il corridone della Brugherio, Edoardo Brogini al secondo posto, Daniele Cantoni, arriva il gruppo, eccolo qui il gruppo che sfila Davanti alle nostre eh, telecamere, gruppo che passa sempre con Bolandrini. Davanti, avete visto, con i migliori. C'è anche, eccolo qui, Sergei Rostov, che è passato in questo momento. C'è anche la maglia verde di eh, Burkio. Dunque, eh, ci sono tutti i migliori. Inizia la discesa qui, il falso piano sul colle Gallo, sul colle eh, delle Paste. Scusate, la discesa che inizia e ci si porta in direzione di Gavarno, Tribulina di Gavarno. Devo dire che il gruppo ha recuperato veramente tanto in questo tratto di salita e ci sono tutti i presupposti per poter chiudere la corsa, presupposti che però non mi sembra che siano andati così anche perché lì davanti si sono ricomposti in tre e sono Broggi della Brugherio Sportiva, eh, Yuri Marsico della Caravatese Inda e eh, il corridore d'alzate Brianza eh, Daniele Cantoni. I tre li vediamo nel... Ingresso della superstrada in direzione Lembro. Siamo ad Alzano Lombardo con questo svincolo là in fondo la Valle Seriana che inizia. Qui si inizia proprio a entrare in Valle Seriana. I tre a questo punto hanno un vantaggio sul gruppo che è tornato superiore al minuto. Gruppo che ha perso ancora decisamente terreno perché dietro, insomma, si allargano su tutta la sede stradale, non hanno più questa grande energia c'è un grande controllo da parte delle tre maglie che sono rimaste al di fuori ma attenzione perché questo è un corridore eh, molto pericoloso per, il, eh, per la classifica generale eh, quel Daniele Cantoni che eh, ha veramente dei grandi numeri in salita e staremo a vedere cosa riusciranno a fare questi tre uomini con eh, una bella prestazione quella che stanno facendo un primo piano soggettivo per tutti e tre perché se lo meritano la fuga è partita subito dopo il eh, lo stop forzato che è stato dato in località Cassinone, insomma più o meno in quella zona lì. Eh, qui è il gruppo, vedete cosa combina il gruppo alle spalle. Qui siamo all'uscita del sottopasso di, di eh, Nembro. Vedete cosa combina il gruppo, sono rimasti in un'ottantina gli uomini del gruppo. Gruppo che eh, viaggia in doppia fila, fa velocità, ma sono comunque sussulti che non portano a ad avere questa grandissima velocità eccola qui la maglia verde di Burchio che sta recuperando terreno per andare là davanti a vedere cosa succede mancano a questo punto poco meno di 8 km all'inizio della salita del Colle Gallo bisogna andare in direzione qui si sta andando in direzione di Albino siamo nella parte conclusiva di Nembro e poi si andrà eh, sulla eh, sponda destra del fiume Serio passando attraverso il centro abitato di Cene gruppo dunque che ha un ritardo quando siamo all'altezza di Nembro il chilometro esatto di questa eh, posizione del gruppo ve la dico subito perché la mia cartina eh, dice eh, sicuramente eh, la eh, distanza siamo a 47 km 500 metri di corsa eccolo qui Burchio davanti con eh, il gruppo che ha la sua ruota c'è velocità perché vedete che continuano scatti e controscatti una situazione di gara veramente molto delicata capiscono gli uomini del gruppo c'è anche la San Marco Vertova lì davanti che fa l'andatura a cercare di chiudere questo buco. Che si è formato con i tre davanti. Addirittura pensate, guardate questa, questa azione. Questa azione è un'azione veramente molto interessante. La maglia di leader capisce che lì davanti si potrebbe creare un protoncino giusto. Eccolo qui, l'atleta della Arvedi, maglia Ail Clima, leader della classifica generale di questo quarto giro della Valle Seriana. Che si riporta su Burkio e sul protoncino che si è formato lì davanti. C'è anche un corridore della San Marco lì davanti. Ci sono i migliori forse di questa eh, giornata, ma non ci credono più di tanto. Si rialzano, si guardano. Avete visto che c'era anche Sergei Rostocev, tutte e tre le maglie lì davanti. Questa è emblematica di immagine. Non ci hanno creduto, si sono allargati. C'è stato troppo tatticismo e allora praticamente eh, non succede nulla. Qui siamo a Cene, lungo rettilineo di Cene che ci porta in direzione poi della zona industriale. Vedete il gruppo che passa ancora. Con i migliori davanti, perché tutti cercano la posizione, ormai siamo vicinissimi alla salita e la situazione, questa è veramente molto importante perché là davanti il vantaggio è sempre di un minuto e 35 secondi. Mi ricordo che al comando ci sono tre uomini, Marsico Iuri della Caravatese, Edoardo Broggini della Burgheria Sportiva e Daniele Cantoni dell'Alzate Brianza. Eccole qui i tre uomini quando hanno preso a sinistra, dopo la zona industriale di Cene, la strada che porta ai piedi della salita del Colle Gallo. Da affrontare ci sono 4 km e 200 metri di dura salita, con tratti anche al 12%, ma per questi tre atleti sicuramente la salita non fa paura, soprattutto per Daniele. Cantoni che è un atleta che in salita sa veramente dire la sua. Alle spalle, qui col numero 154, intanto il cartello indicatore Abbazia ci fa capire dove siamo arrivati. I Marchi Sicoiuri della Caravatese, il 123. È il corridore della Bulgaria Sportiva, Edoardo Broggi, e Daniele Cantoni ha il numero 17. Un numero sfortunato, ma che oggi sicuramente potrebbe portargli fortuna. Fa caldo, oggi una giornata calda, anche se in questi giorni ci sono state piogge temporali che hanno eh, così rinfrescato un po' la giornata. Rompe subito gli indudici Broggi, guardatelo qui. Eh, prende una cinquantina di metri di vantaggio subito nel tratto del Dossello, il primo tratto difficile e impegnativo del Colle Gallo, naturalmente per quanto riguarda questa categoria, e si rompe subito il pelotoncino. Arriva il gruppo, eccolo qui o quello che rimane l'avamposto, a questo punto lo chiamerei del gruppo, gruppo che transita in questo tratto proprio all'inizio della salita con un ritardo di 1 minuto e 28 secondi. Noi risaliamo il gruppo per vedere chi sono gli uomini davanti che fanno l'andatura e per capire se c'è la volontà di riuscire a chiudere questo buco. Fa l'andatura un atleta dell'Alzate Brianza, naturalmente la sua andatura non è di quelle eccessive perché insomma là davanti c'è un suo compagno di squadra. Eccolo qui il leader della classifica nelle primissime posizioni proprio del gruppo, c'è anche il russo Rostocev della Valle Seriana Albino, alla maglia di leader dei giovani, vuole tenerla a tutti i costi, ci sta mettendo veramente del suo anche se il terreno non è quello ideale per lui ma sta cercando veramente di eh, stringere i denti si è fatto vedere bene ha corso bene davanti sempre là dietro c'è Burchio la maglia verde eh, per quanto riguarda la maglia Rosti questa è la maglia eh, servizi ambientali quella di Rostocev, quella dei servizi ambientali e vediamo che davanti c'è un allungo ancora Bolandrini davanti Valle Seriana che è interessata in prima persona ma torniamo sulla testa della corsa qui l'atleta della Caravatese che cerca di rimanere incollato con i primi chiede alla nostra motocicletta il distacco del gruppo intanto eh, Brogi ha guadagnato eh, qualcosina nei suoi confronti ma la coppia che si è composta all'inseguimento di Cantoni che vediamo scatenatissimo e eh, soprattutto deciso a fare il vuoto Cantoni ha guadagnato una Quindicina di secondi nei confronti dei due, sta aumentando il vantaggio di Cantoni, lo vediamo impegnatissimo proprio in questo tratto di strada. Cerca l'ombra proprio come uno scalatore vero sa fare. Il Colle Gallo è una salita vera per questa categoria, ma guardate il ritmo di questo corridore. Questo fa capire quanto questo atleta sia veramente un atleta da tenere particolarmente d'occhio per il futuro suo e naturalmente di tutto il. Bene del ciclismo. Un atleta che ha capito e eh, ha rotto subito gli indugi, si è scrollato di dosso sul primo tratto difficile, forse il più impegnativo, assieme all'ultimo chilometro di questa salita. E alle spalle cosa succede? Ecco qui il gruppo che cerca in tutti i modi eh, di eh, fare. Eh, velocità ma non c'è accordo e questo eh, porterà ad un passivo importante arriveranno con una cinquantina di secondi gli uomini del gruppo in ritardo sul vincitore siamo ormai vicini agli ultimi due chilometri di corsa gruppo che comunque viene su bene ma insomma le incertezze e un po' il tatticismo hanno così condizionato L'azione di questi eh, corridori. Torniamo velocemente davanti per andare a vedere. Intanto lasciamo scorrere ancora qualche immagine degli uomini del, eh, a testa del gruppo. Gruppo che in fila indiana è evidente segno di eh, stanchezza. La eh, salita è stata affrontata con eh, una. Eh, devo dire eh, con un ritmo veramente molto importante. Vedete come si sfila tutto il gruppo e come facciano fatica eh, gli ultimi in fondo a tenere le ruote dei migliori davanti. Gruppo che recupera anche in questo caso. Ma attenzione: questa è un'immagine emblematica. Il corridore leader della classifica. Eh, perde contatto e qui. L'arrivo a braccia alzate con eh, Daniele Cantoni che va ad giudicarsi questa eh, vittoria. Questa bellissima gara eh, guadagnando un, un, naturalmente la maglia di leader. Arriva a 24 secondi. Edoardo Broggini della Brugheria Sportiva, poi eh, Yuri Marsico arriva a 40 secondi, riesce ad anticipare il gruppo che vedete si è svegliato, ma troppo tardi. Il gruppo è regolato in Voldata da Molteni, Burchio, Meris, Barretto, Giacomelli, Bonardini, eh, Riboni, Cottone, Pinardi e poi ancora Bergamelli, Pedrara, Martinelli, Ceruti, Botta e tutti gli altri. Qui vediamo. L'arrivo continuo del gruppo, gruppo che eh, ha fatto eh, veramente il diavolo a quattro, ma soltanto negli ultimi due chilometri. Insomma, hanno aspettato troppo per quanto riguardava eh, questa eh, salita che ha determinato la nuova classifica. Bene, eh, siamo rientrati in studio, avete visto le immagini eh, di questa. Eh, settima edizione del piccolo giro della Valle Seriana, una corsa molto entusiasmante, ma ci hanno raggiunto eh, in studio due altri personaggi. Questa sera abbiamo veramente un uh, parterre molto, molto interessante. Ci ha raggiunto con. Eh... La maglia della Gazzanighese non ha quella del direttore di corsa. Questa sera avremo modo di parlare proprio del direttore di corsa e delle sue responsabilità. Tarcisio Bosio, buonasera Tarcisio. Buonasera. E ci ha raggiunto anche eh, Flavio Brolandrini, responsabile segretario, eh, diciamo, l'uomo che si occupa del lavoro sporco, delle carte della scuola ciclismo Ceneri. Buonasera anche a te, Flavio. Buonasera a tutti. Io vorrei subito entrare in tema con eh, Bergamelli una gara, questo settimo giro della Valle Seriana che avete voluto mh, da Osio Sotto al Colle Gallo. Una seconda esperienza per voi, quella del Colle Gallo, una corsa in linea, mi sembra una corsa molto bella anche dal punto di vista eh, visivo. Sì, una corsa molto bella in linea ed è una delle poche corse a Bergamo per allievi in linea, con l'arrivo in salita abbastanza impegnativo, molto impegnativo per, per noi organizzatori perché fare 70 km in linea ti impegna moltissimo. Grandi energie, dal... grandi energie bisogna sprecare eh, da, dalle <ride> motostaffette a Sei. tutta la macchina Però organizzativa. Siamo stati ripagati perché sul finale abbiamo visto un'ottima corsa, abbiamo visto degli ottimi corridori, darsi battaglia, andare a cercare di prendere la fuga, ma abbiamo visto proprio dietro il gruppo dei 20 migliori, si può dire, del circo lombardo del, del ciclismo Scalatori. diciamo che c'era un po' la crema perché eh, questa, gara, questa, eh, questa, questa gara in modo particolare questa seconda tappa è stata molto combattuta dal punto di vista tecnico e dal punto di vista sportivo però hai detto giusto, c'era un po' la crema di tutta la Lombardia, Lombardia che corre in bicicletta poi... nella categoria eh. ecco perché vediamo che anche il ritmo era veloce abbiamo visto anche, in, anche in le immagini in salita come i ragazzi pedalavano come abbiamo visto il leader della Maglia Azzurra che è un ottimo corridore perde le ruote dai primi Ecco Questo tanto stavo, fa, stiamo questo fa pensare che il sindaco di Osso Sotto avete coinvolto anche Osso sì, Sotto e perché il sindaco cioè, abbiamo coinvolto sia la bassa Bergamasca da Bergamo Sotto. Siamo arrivati a Bergamo Sopra. Insomma, piccolo giro da Valle Seriana che però è andato oltre i propri confini. Si, sì, si può dire anche un giro della provincia di Bergamo, proprio dalla bassa. Alle montagne. Non è che voi della Valle Seriana, magari volete espandervi e farlo diventare no, eh, rubare ma... un po' quello che è la settimana Lombarda, no, la, settimana, la vecchia settimana Bergamasca. Salutiamo Gianni Sommariva e Stefania Sommariva, che sono sicuro che ci stanno guardando. Infatti, c'erano anche loro presenti alla manifestazione. Infatti, ho visto. Tutti io li... voglio coinvolgere invece Beppe Maffei su un attimo perché Beppe è un grandissimo uomo di ciclismo, grandissimo intenditore di ciclismo, è stato azzurro, è stato nazionale, ma non soltanto perché lui correva con i corridori veri, come dico io, no? Perché? Perché qualche anno fa. Eh, bisogna andare indietro, c'erano veramente dei corridori veri. Lui era un tosto, è eh, un atleta che adesso ha, ha qualche anno in più. Adesso diciamo che ha delle guerre interne tra lui e Bazzana. però è meglio che non andiamo a toccare questo tasto, altrimenti, altrimenti guai. Beppe, dimmi una cosa: tu che hai un occhio particolare, quando ci sono le maglie in palio, quando c'è di mezzo eh, la bagarre che c'è stata domenica, il tatticismo può superare anche l'agonismo? di Domenica, che le, le tre maglie si controllavano e hanno lasciato andare subito una fuga che dopo era difficile andare a prendere. Poteva essere diversa la corsa perché abbiamo visto che poi che nella parte finale sparavano a tutta. Gli ultimi 3-4 km il gruppo ha sì. recuperato. Abbiamo visto sul terzo, addirittura quasi c'è stata volata. Sì, credevano di poter recuperare, invece, quelli che erano in fuga probabilmente erano gente che andava già bene, era andata via sul colle delle paste. Abbiamo visto una bella corsa noi domenica. Sì, è stata bella, veramente. Non pensavo che arrivavano quei tre lì, invece probabilmente come mi ha detto Bonandrini erano andati via sul colle delle paste e già là si vedeva che andavano bene, hanno fatto la selezione in salita. Bene, vediamo se sono pronti i contributi invece per quanto riguarda le interviste delle maglie e naturalmente i primi tre al traguardo, mi fanno segno che sono pronte. Andiamo a sentire cosa hanno detto dopo il traguardo. Eh, questo è meglio um... Oggi è stata molto dura la salita perché volevamo prendere la fuga, però non siamo riusciti. Alla fine ho fatto la volata per il quarto posto. Eh, boh. Adesso diventa un po' più importante questa tua presenza a Bergamo? Eh sì, devo venire per forza perché c'è la maglia. Eh, ho già visto il percorso di Altino, è molto duro. Mi dovrò difendere penso, perché... Eh dai, eh, oggi hai dimostrato comunque di essere lì con i migliori, so, hai messo in difficoltà con i vari scatti di davanti, un po' tutti i corridori, qui sopra si arriva, sai che qui ha vinto tale Lance Armstrong quando nessuno lo conosceva, è arrivato impennato gli ultimi 70 metri con la bicicletta su una ruota, correva nella Banana Falcon. Sì. Un buon, pre, un buon pre-auspicio per quello che potrà forse diventare la tua carriera. Eh, lo spero. Dai. Farai di tutto per tenere questa maglia a questo punto. Sì. Danilo, la vittoria di oggi ti proietta con questa maglia verde ad essere più presente ancora all'interno di questa manifestazione. La prossima gara sarà una cronoscalata, mi sembra che come terreno sia adatto a te. Sì, la salita è il mio terreno, dove abito io di pianura ce n'è poca, e per cui siamo costretti ad allenarci sempre in salita o. O con strade che comunque non, non sono piane. La corsa di oggi, questa fuga che è partita da lontano, due gran premi da montagna perché mh, la prima montagna è collega, il collegallo Gallo, che comunque era all'arrivo, e quello che eh, riguardava il Cenate, mi sembra che voi tre avete fatto la legge lì davanti e poi avete tenuto perché non era facile, c'era tanta pianura arrivare qui in cima. Eh, sono stati bravi, siamo stati bravi tutti e tre davanti perché anche gli altri, gli altri due che sono arrivati, secondo e terzo. Erano del primo anno, però hanno tenuto bene e mi hanno dato una mano. Devo ringraziare anche loro. La tua dedica per questa vittoria di oggi? La dedico alla famiglia e alla squadra, che, che mi aiutano e, anche se sbaglio, mi, mi fanno andare avanti. Edoardo, questa maglia dei giovani adesso ti fa cambiare un po' la visione di questa, di questa gara, no? Fa cambiare? Sì, ovviamente la partecipazione al prossimo evento sarà obbligatoria, anche l'impegno di conseguenza sarà obbligatoria. Eh, prova difficoltosa la prossima ma vista la condizione oggi penso si possa fare bene. Non c'erano le gambe o vi siete lasciati sorprendere? La vita... Posso, ma non posso. Salita tenere ruote così è stata dura. Eh, questo è sempre il primo anno. Eh, si può. Si può solo che migliorare adesso. Si può migliorare sicuramente. Salita o le gambe reggono oppure si può salire del proprio passo. La verità, insomma, l'abbiamo sentita in queste. In queste battute dei tre leader, i primi tre dell'ordine d'arrivo di questo settimo piccolo giro della Valle Seriana, vi ricordo che eh, si corre, la, si è corsa. La seconda tappa eh, del Challenge, eh, quarto giro della Valle Seriana, gran premio al clima. Ma adesso dovete rimanere con noi perché abbiamo qualche consiglio dalla regia. Poi rientriamo in studio, andiamo a coinvolgere eh, la scuola ciclismo Cene. Andiamo a sentire eh, questi ragazzi che oggi sono qui e hanno visto le immagini di come domenica sono andati. dobbiamo tirare le orecchie a qualcuno. E poi andiamo a sentire anche Tarcisio Boggio. A tra poco.